È un vero e proprio museo della civiltà contadina, dei pastori, delle arti, dei mestieri e delle tradizioni popolari, quello che si trova a Strettoia di Pietrasanta, realizzato con impegno e dedizione nei terreni vista mare di proprietà dell'appassionato di storia locale Ezio Marcucci. Negli anni l'ex assessore alla cultura di Seravezza ha raccolto numerose donazioni di contadini, pastori, cavatori, fabbri della zona ed ha realizzato una storica mostra permanente per quanti abbiano voglia di riscoprire origini e scene di vita quotidiana del mondo contadino e non solo, che diversamente andrebbero perdute. Il museo, così ci piace chiamarlo, vista la qualità e il numero dei pezzi in esposizione, è allestito all'interno di una costruzione in legno in mezzo agli olivi e, come detto, contiene centinaia di oggetti, dai più rari ai più comuni, collocati secondo un criterio logico-didattico che consente una facile e piacevole consultazione di quanto esposto. Ma lascia l'idea da tantissimi anni fa, ho sempre avuto molta passione a conservare tutto quello che in casa aveva fatto parte un po' della vita. Poi, come tutti e come in tutte le case, queste cose sono state proprio buttate, gettate, completamente dimenticate. Io invece ho continuato a mantenerle, a metterle insieme, a coltivare proprio il culto della conservazione, perché ritengo e ritenevo e ritengo a tutt'oggi che in questi pezzi, ognuno, anche il più minuto, anche il più sparuto, ci sia dietro l'ingegno umano, l'idea del fare, l'idea proprio del costruire, e quindi la dispersione era come disperdere qualche cosa di prezioso che sinceramente non albergava dentro il mio animo. Ebbi l'opportunità anche di applicare molta di questa roba della mia collezione quando si fece il Museo del Lavoro e delle Tradizioni Popolari della Versilia Storica a Palazzo Mediceo. Già a quell'epoca parte della mia collezione la regalai su, a tutt'oggi è esposta in quella sede e ne sono anche contento, orgoglioso e consapevole che lì verrà conservata e che manterrà un valore superiore. Poi successivamente mi è capitato di acquistare, per esempio, mercatini o da privati che hanno visto la mia passione e prima di tirarla via questa roba hanno preferito darmela a me, che io ovviamente, come vedi, ho restaurato pezzo per pezzo, perché ad ogni pezzo segue una fase di restauro accurata, dettagliata, per riportare anche al primitivo splendore questi oggetti, quasi come allo stato d'uso, diciamo, ecco. E c'è una gamma infinita di oggetti che hanno fatto parte di tutta quella attività umana legata soprattutto all'attività del territorio: il marmo, le officine, il ferro, il bosco, la caccia, e fino anche un settore molto che mi sta molto a cuore, legato proprio all'intimità domestica, tipo vecchie terraglie che servivano per la conservazione dei cibi e quant'altro. Oggetti anche di uso molto preziosi per le famiglie, le bilance, per esempio, non c'era una casa che non ci fosse una bilancia. D'altra parte, anche nella civiltà contadina servivano degli oggetti e venivano anche custoditi gelosamente, mantenuti per l'uso, per esempio le forbici da tosare le pecore, che sono di forme ancestrali, tutta quella che è la gamma anche del taglio, le falci, i pennati per fare il bosco, per fare determinati lavori. Qui c'è una collezione che, consultando questa piccola guida, addirittura si copre un'area molto ampia di regioni centrali, senz'altro l'Italia centrale si copre tutta. Si può dire che sia riuscito a trovarne quasi uno per ogni forma. Ed è affascinante, nel momento in cui tu le restauri, questi oggetti, che viene fuori anche il marchio di chi l'ha fatti. Quindi c'è anche veramente un qualche cosa, no? Poi ho messo insieme gli aratri, per esempio, che l'aratro è il simbolo proprio della terra, quell'oggetto che serve proprio per domare questa terra. Come vedi, qui c'è anche delle canne di fucile, per esempio per la caccia. Già nel 700 e anche nel 600 le fabbriche di Seravezza, che era la fabbrica soprattutto dei leoni, ecco,
e facevano delle ottime canne da fucile, e queste fabbricerie sono note nella storia nostra proprio come fabbrica Leoni, e ce n'è una qui proprio di Cristofano Leoni che risale alla seconda metà del Settecento, e l'altro invece, quello più piccolo, è una piccola carabina a un colpo che è proprio chiamato Tortiglione di Seravezza. Sì, sì. E quell'altra invece sono carabine un po' più lunghe, però tutte facenti parte di questa produzione a livello locale. C'è tutta anche la serie delle zappe, zappettini, dai più piccoli ai più grandi, anche pesanti, pinze e tutta l'oggettistica che riguarda anche praticamente tutto il lavoro del settore dell'industria, la cava, tantissimo, il falegname. E poi oggetti anche di uso, per esempio ferri da stiro, le chiavi, soprattutto anche quella parte lì è molto ricca. Ci sono anche oggetti, diciamo, di uso particolare, tipo per esempio tutti gli oggetti che servivano per la concia del maiale, addirittura i punteruoli che usavano per ucciderlo. Ecco, in questi oggetti ognuno di loro potesse parlare, potesse ridare veramente l'essenza della sua funzione, della sua attività, erano tenuti molto celosamente. C'è anche qualche cosa riguardo la cantina, riguardo a dei macchinari anche interessanti, per esempio per scadazzare la lana, per sgrapolare le rappe del Gran Turco, avevano congegnato delle macchine già a quell'epoca, c'è il calzolaio, c'è tutta la serie dell'illuminazione, per esempio, no? Lanterne, luci, tutto quello che ha fatto parte dell'evoluzione della luce, dell'immagine, diciamo, del modernismo, dopo l'avvento delle lampade a olio romane di terracotta e anche di altre civiltà. Insomma, si arriva a concepire il petrolio, e dal petrolio questi lumi che erano una caratteristica nelle case, insomma. E così, ecco, questa è una passione che mi ha proprio, come dire, coinvolto totalmente, e sono riuscito veramente a fare questa collezione ampissima, che purtroppo risente di uno spazio un po' ristretto, perché avrebbe bisogno di ampi spazi per essere ammirata meglio e per avere maggiore, diciamo così, anche proprio soddisfazione di godimento, perché con lo spazio tu vedi proprio la dinamicità, le forme, le linee, tutto quello che appartiene proprio all'oggetto in sé, che, come vedi, che riporto alla sua lucentezza di uso. Sembra quasi questo oggetto che non sia mai stato usato, tanto è riportato sul nuovo. Vedi, per esempio, qui c'è questa falce antichissima, questa la possiamo riscontrare negli affreschi di Ambrogio Lorenzetti nel Buon Governo di Siena. Chi va a vedere i particolari dei contadini che lavorano nei campi vede queste falci, questa forma e queste forme che si sono perpetuate nel tempo fin dall'epoca etrusco-romana, perché io proprio ho fatto delle comparazioni fra la dinamicità del pezzo e alcuni ritrovamenti archeologici che sono conservati in musei, in luoghi, diciamo, dove c'erano queste civiltà, e si discostano pochissimo, hanno mantenuto proprio le forme nel tempo per questi secoli uguali come a quell'epoca. Per esempio queste roncole le possiamo vedere anche nelle divinità, nell'edicola di Fanti Scritti di Carrara, per esempio Ercole, la figura che è di una delle figure che sono rappresentate, porta questa roncola in mano. Altri musei anche della Toscana centrale, nel Senese, ci sono delle statuine votive con delle immagini di piccoli idoli con questo falcetto in mano, che è il falcetto della raccolta dell'uva. E quindi, ecco, ci si può ragionare sopra. Io sono contento quando vengono ragazzi delle scuole che li portano a volte le maestre qui a vedere, li vedo affascinati, questi bimbi a bocca aperta stanno qui a seguire le spiegazioni, magari chiedono anche di un piccolo particolare, non so, un particolare minuto, questo per esempio, che è un oggetto abbastanza singolare, raro direi, che quasi nessuno riesce a identificare per l'uso proprio. Si tratta di un coltellino, diciamo, una lama per fare le incisioni, per fare praticamente sulle piante le incisioni, per fare proprio riprodurre
il ramo della pianta. E questo sicuramente è il lavoro di un personaggio che faceva quelle cose lì e si costruisce da sé uno strumento utile per fare questi innesti, diciamo, è un innesto per fare gli innesti sulle piante. Questi per esempio sono coltelli a petto che venivano usati anche da fare gli zoccoli, i calzolai e quant'altro, insomma c'è tutta una gamma. Questi per esempio, questi ganci molto belli, sembra quasi un capolavoro, sembra quasi una scultura, in realtà servivano per portare pennati appesi qui alla cintura, se li portavano nei boschi, insomma è così. Quanto tempo hai impiegato per recuperare tutto questo materiale storico? Ma guarda, il tempo, diciamo, io una cinquantina d'anni, diciamo, che raccolgo da quando sono all'uso di ragione, diciamo, ma forse anche prima, anche da ragazzo, da bambino ero molto molto incuriosito. Allora erano ancora vivi i miei nonni, andavo a trovarli e nelle cantine c'era di tutto. E fra l'altro brontolavano, dicevo, ma quando arrivi te ti vai, ma mi interessavano, ecco, diciamo che mi ha sempre intrigato questa cosa. Poi dopo, piano piano, ho fatto proprio, coltivata con una passione come tante altre cose che tutti noi abbiamo, ognuno di noi ha un po' un'inclinazione, e da un pezzo all'altro, ecco, nel giro di una cinquantina d'anni, diciamo, nel mio tempo vissuto, l'ho dedicato proprio alla raccolta di questi oggetti qui, che sono tantissimi come vedi e che avrebbero necessità e bisogno di spazi più grandi, più ampi, insomma. Ecco, hai costruito questa location, questa casina apposta per custodire il materiale? Sì, ho costruito questa casina che come vedi è tutta in legno, è fatta apposta per raccogliere questi materiali. Prima li tenevo in contenitori in un'altra capanna che avevo molto più fatiscente. Ecco, mi piaceva metterli, l'ho fatta questa dopo il 2005, diciamo una decina, 12 anni fa, proprio per cercare di dargli un'identità, di dargli anche una maggiore visibilità, anche proprio, come dire, decorosa rispetto a prima. Però ho sottovalutato la portata perché qui ci vorrebbe uno spazio molto molto più ampio. Tuttavia io quando vengo qui mi ci trovo proprio, me le guardo, e quando vengono a trovarmi gli amici, ma soprattutto, come ho già detto prima, mi fa molto piacere quando vengono le scuole. Le scuole veramente sono motivo di grande soddisfazione e vedo quanto hanno desiderio questi bimbi di apprendere, di capire, perché questi oggetti per loro sono veramente delle cose sconosciute, e quindi mi avvalora anche a me l'idea del fatto di averli conservati. Ecco, questo molti mi dicono, ma ha un valore anche di carattere economico. Io a quello non ci penso nemmeno, non ci ho mai pensato. Ci sarà, per l'amor di Dio, non nego, perché quando vedo e giro anche i mercatini, insomma, un prezzo c'è per tutte le cose, ma io non ho mai considerato il fatto in sé come fatto venale. Io l'ho sempre considerato come fatto umano, come fatto di qualche cosa che veramente va a far capire quanto le passate civiltà fossero brave nel costruire e nel costruirsi i suoi oggetti, e ne andavano anche orgogliosi e gelosi. Ecco, e qui si va. Questo è tutto materiale che è stato impiegato nei secoli scorsi nella comunità versiliese? Certamente, la maggior parte, direi proprio al 95-90, oltre il 90%, è tutto materiale, ma io direi quasi al 100, che ha avuto una sua funzione, quindi un suo uso e una sua dinamica. E mi interessa proprio tantissimo, tu vedi che questi pennati portano anche le fabbriche di chi l'ha fatti, mi interessa molto quando pulisco l'oggetto andare a scoprire chi l'ha costruito per fare riferimento proprio ai luoghi di provenienza. E tantissimi sono di questa area, diciamo, del Camaiorese, della Versilia, Alta Versilia, la Bassa Versilia, lì dove praticamente si costruivano e si adoperavano per i vari usi, per le varie occasioni e per le varie necessità. Hai mai pensato di mettere in vendita questi prodotti? Assolutamente no. Io avrei pensato, per esempio, a una donazione, una fondazione, se ci fosse un locale idoneo.
Io ho sempre pensato, ho parlato anche con gli amministratori di Pietrasanta, alla torre Medicea che c'è a Porta Beltrame, che se fosse restaurata questo bel edificio ingresso proprio del territorio versiliese, una collezione del genere potrebbe essere veramente qualcosa di accattivante per riportare a conoscere anche un po' la nostra gente attraverso gli oggetti che gli sono appartenuti. Quindi in futuro ci potrebbe essere un'idea su questo genere qui, se le future generazioni avranno l'idea di saperla cogliere, di volerla cogliere, e se ci saranno soprattutto le condizioni di restauro di questo bel edificio che è molto vicino qui, a pochi metri di distanza. Ho sentito che ci sono le condizioni di restauro almeno iniziali, però bisogna proprio avere gli spazi fatti interni, e so che ci sono due saloni grandissimi che potrebbero essere utilizzati se ci sarà questa volontà da parte di chi amministrerà all'epoca. Il resto ci penseranno le mie figliole, io ho tre figliole, ho tre nipoti, vengono, gli piace, è un nonno, ma sì, continueremo. Io spero, grazie anche ai contini e alla famiglia, a mantenere questa collezione per avere ancora un ricordo, una presenza, perché ripeto, è qui, a me non mi pesa, me la godo, me la vedo, me la godo con gli amici, la condivido soprattutto, e mi fa piacere, lo dico anche per la terza volta, di condividerla soprattutto con le generazioni più giovani, i ragazzi, le scuole. Io vado a scuola, glielo dico alle maestre, venite pure, li ricevo molto volentieri, e ti ripeto, quando vengono qui anche le maestre stesse hanno motivo veramente di meraviglia, perché messa così tutta insieme, ecco, dà veramente, suscita veramente degli interessi di carattere proprio curiosità, ecco. E ci sono dei bimbi che fanno anche delle domande abbastanza pertinenti, proprio vogliosi di apprendere, di capire a cosa serviva e di che periodo è stata fatta, a chi serviva. Credo che sia un'ottima scuola, di un bel percorso, di un qualche cosa che è appartenuto tradizionalmente a questo territorio così fecondo e ricco di tanti significati. Per i giovani, osservare i singoli oggetti del lavoro e della vita quotidiana vuol dire entrare in contatto con un mondo che sta scomparendo quasi del tutto. Per i più grandi significa invece fare un volo con la fantasia, rivivere le gioie e i dolori dei nostri avi che con grandi sacrifici hanno posto le basi della civiltà odierna. In quella civiltà la donna aveva un ruolo importantissimo, davvero tante le mansioni che ne facevano il perno della famiglia. L'approvvigionamento dell'acqua, la lavorazione del pane, il fare il bucato al fosso o alla fontana pubblica, la cura dei bambini, degli animali domestici e del bestiame, la coltivazione dell'orto e poi ancora la cucina e la gestione della casa, le attività di supporto al duro lavoro degli uomini come la semina, la mondatura, la mietitura, la vendemmia, la raccolta delle olive e tante altre occupazioni che la vedevano protagonista in tutte le stagioni. Il piccolo museo degli attrezzi utilizzati negli antichi mestieri di contadini, pastori e artigiani che si trova a Strettoia, proprietà della famiglia Marcucci, è prima di tutto una ricca testimonianza di un'epoca ormai passata alla storia. Visitarlo costituirà una piacevole sosta.